Senta, prima di parlare del suo libro, vorrei chiederle ancora un'ultima domanda riguardante la politica e quindi l'autonomia del Veneto. Certo. Cioè, glielo chiedo anche perché io sono veneto, sono padovano, siamo vicini, lei è a Venezia, in una città che è meravigliosa, e qua che succede di questa autonomia che è tanto rimandata? Riusciamo in qualche modo a parlarne, a intavolare quantomeno il discorso? Allora, sono quasi 5 anni che abbiamo fatto un referendum dove più del 90% dei veneti, il 90% ha votato per l'autonomia. Allora, intanto spieghiamo proprio in due parole cos'è l'autonomia. Non è una qualcosa di ingordo, di prepotente rispetto agli altri territori, tutt'altro. È l'idea di avere la responsabilità dei processi vicino a noi stessi, in maniera tale che il cittadino sappia chi è responsabile del procedimento, chi è responsabile di un'opera non fatta. E invece in questo momento sono tanti responsabili, tanti ministeri competenti, tante istituzioni competenti, nessuno responsabile. Questo intanto è il senso dell'autonomia, perché è un efficientamento ulteriore dello Stato e un livello di democrazia ancora più partecipata dei cittadini. Questa cosa, dicevo, che è a favore dello Stato, tutte le regioni di tutti i territori, perché? Perché consente di poter appunto raccontare, testimoniare e soprattutto portare avanti rispetto ad altri territori che sono più in sofferenza, penso soprattutto alla salute, riuscendo a efficientare con le strutture in quei luoghi, per esempio le dorsali informatiche, noi poi possiamo dare quella stessa capacità che abbiamo noi di affrontare la salute anche ad altri territori attraverso la tecnologia, pensate alla telemedicina per esempio, in quei territori dove si potrebbero fare tante Silicon Valley, dove i bambini non devono allontanarsi da casa loro, dai loro genitori, possono vivere lì in quei territori. Allora l'autonomia intanto serve a questo. Dopodiché cos'è successo? Secondo me è successo che siamo stati traditi. Siamo stati traditi dai partiti nazionali e Luca Zaia è restato da solo, è stato abbandonato. Bisogna che il voto dei Veneti, in questo caso specifico di Veneti, vada a noi moderati. Siamo la forza dentro la coalizione che vincerà le elezioni, ormai è quasi sicuro, direi, lo decideranno gli italiani il 25 settembre, ma i numeri sono questi, per cui rafforzarci all'interno di quella compagine vuol dire avere delle persone che credono e hanno votato e vivono l'autonomia, non gente che viene paracadutata da fuori o persone che vengono dignissime, per carità, ma che poi vivono a Roma, a Torino, da altre parti, a scapito di Veneto. Noi abbiamo messo gente che abita qua, in maniera tale che poi risponderanno alla gente di qua. E dicevo che è l'inizio di un percorso perché non molleremo su questo, perché credo che sia davvero un futuro del paese e non ci sarà nessuno che potrà dire però la condizioniamo l'autonomia al raggiungimento del presidenzialismo, perché noi abbiamo firmato e siamo d'accordo, ma il percorso del presidenzialismo è più lungo, io lo chiamerei il sindaco d'Italia, no? È più lungo perché bisogna riformare la Costituzione, mentre invece l'autonomia non serve, perché l'autonomia è già prevista dalla Costituzione, detto anche il Presidente della Repubblica. Niente, dobbiamo dare una mano a tutte quelle forze trasversali, non di parte, che sono locali. Noi dobbiamo trasformare il Veneto nella nostra Baviera e a quel punto là a Roma cominceremo a contare ancora. Giusto, giustissimo. Speriamo di farcela. Sindaco, un'ultima domanda. Beh, speriamo di farcela, scusi. Non è che speriamo di farcela, se la gente vota. Adesso il tutto sta Giusto. nelle mani dei che hanno la matita. Non è che sta nelle mani della volontà, dovete decidere. Se alcuni partiti poi di cui ci siamo fidati, poi alla fine a livello nazionale non hanno dato efficacia, senza cambiare schieramento, si può tranquillamente continuare ad appoggiare la maggioranza di centrodestra, come noi facciamo, però avendo un'attenzione particolare al Veneto e rafforzando, ripeto, il lavoro che Zaia ha fatto da tanti anni. Giusto, giusto. E quindi le auguro sempre di superare la soglia del 3% abbondantemente. E Sindaco Pugnano, un'ultima curiosità. In Veneto penso proprio di sì. Oh, In bene, Veneto lo bene. supereremo proprio abbondantemente. Te l'auguro. E Pugnano.